Ci interessa una vostra testimonianza, una vostra idea sul concetto di sostenibilità dal punto di vista del progetto, ovviamente. Ma noi come studio abbiamo sempre cercato nei nostri progetti di implementare quello che è la sostenibilità, nel senso di creare dei involucri, edifici passivi, e cercando di soprattutto spingere su quelle che sono gli elementi passivi proprio della sostenibilità, quindi l'isolamento, e poi integrando questi elementi con quelli che sono gli impianti tecnologici adatti ad ogni esigenza a seconda dei vari fabbricati e destinazioni con cui ci troviamo a lavorare. E l'integrazione per voi che cosa riguarda? I materiali, le tecnologie, le soluzioni che le aziende mettono in campo? È un po' la parola chiave di questi anni, no? Ogni progetto, ogni volta che prendiamo in mano un progetto, cerchiamo sempre di non utilizzare gli schemi già prefissati, ma di aprire una finestra sul mercato e di vedere quali sono le innovazioni. Quindi sia a livello di materiali passivi, di impianti tecnologici, e qui parliamo sia di impianti di riscaldamento, climatizzazione, impianti domotici, in modo da far combaciare e collegare tra di loro i vari elementi. È interessante ragionare su questo concetto di tecnologia amica, no? Si va sempre più avanti con la tecnologia, sono soluzioni anche abbastanza complicate che poi voi progettisti dovete mettere in atto, però in realtà c'è anche questo secondo aspetto di una tecnologia dolce che cerca di andare verso la natura, di ricopiare alcuni casi virtuosi del passato. E insomma, non è facile tradurre quello che ogni giorno i software delle aziende mettono in campo. Allora, sicuramente gli elementi principali, gli elementi anche più semplici da utilizzare, quelli che sono per esempio l'orientamento, i luoghi, l'habitat circostante i vari progetti, è il primo elemento da prendere in considerazione, però purtroppo con le normative, i piani urbanistici eccetera, non sempre ci troviamo in situazioni ideali dove poter utilizzare per esempio l'orientamento delle case, quindi con le zone giorno esposte in un determinato orientamento. Purtroppo questo non è sempre possibile, pensiamo per esempio agli edifici multipiano, i condomini eccetera, dove non tutti possono avere il soggiorno esposto a sud per esempio e le camere nella zona nord. Ecco allora che entra in campo il discorso della gestione dell'edificio. La gestione dell'edificio e l'aiuto delle tecnologie. Ovviamente ogni volta che si prendono in mano le nuove tecnologie c'è anche da stabilire l'equilibrio tra quelle che sono le novità e le garanzie poi nel tempo che queste tecnologie possono, le performance che possono mantenere queste tecnologie nel tempo, perché non sempre le novità poi garantiscono, perché le novità sono belle però devono essere anche testate. Ci vuole uno storico anche nell'innovazione. Ci vuole uno storico, poi ecco i tecnici che collaborano con lo studio sia a livello termotecnico, impianti meccanici che elettrici, ci chiedono anche spesso di avere la pazienza di testare queste nuove novità nelle varie progettazioni.